Allora, buongiorno a tutti, carissimi friends, milanisti, non milanisti, rossoneri, non rossoneri, insomma, un po' a tutti, perché qui siamo un canale sportivo. Quando c'è da dire cose, si dicono. Quando c'è da essere sportivi, si sportivizza. Intanto, mentre io sto parlando, gustatevi queste immagini qui. Questi clip, gustatevele e poi ci arriviamo. Ma che bella l'Italia, ma che Italia! Che capolavoro tattico di Spalletti! Brutti leccaculi, ruffiani che non siete altro, voltabandiera, chiacchieroni, ciaccioni come le socere. Leccaculi! A ora, prima partita che non contava niente, la Nations League, lasciamo perdere. Sì, vabbè, competizione la fai, se fa bella figura, bene, se no. Gli europei, siamo andati, gli europei con una scarpa e una ciabatta. Già con la voglia, l'idea in testa di andare in vacanza? Tutti? E non vorrei che ci sia stato dietro qualche discorso anche di scommesse. Ma Tonali c'era, eh? Non fate il nome su di lui perché non c'era. Non c'era. No, perché ancora sto aspettando gli altri 71, eh? Ok? Non è che non saltano fuori. Ci sono gay, coming out, sì. Ma chi fa le scommesse? Solo Fagioli e Tonali. Erano 73, ora ne mancano 71. Anzi, 70 perché Zaniolo ha detto che lui non ha mai fatte. Ok. Brutti lecchini. Sembrava che giocassimo, abbiamo giocato la partita della vita e a me invece mi viene più rabbia. Li manderei tutti a fare in culo, a zappare, proprio ora. Loro e il tecnico Spalletti, dopo la figura di cacca che ci hanno fatto fare all'Europeo, da campioni in carica, è stata una vergogna. Vergognosi sono stati proprio arroganti. Hanno avuto di tutte, e adesso bravi, che giocato, ah, si è giocato tatticamente capolavoro. Mandata a fare, lecchini, leccaculi. Quando vedi, questo è l'esempio. Ieri sera abbiamo messo in pratica che se vogliamo giocare per bene e vogliamo essere competitivi, è inutile andare a cercare il discorso, i cosi, i vivai, quelli delle piante, no? Quelli dei giocatori, perché ci sono buoni. E poi è bastato uno, avete visto uno, eh? È entrato e ha semplificato anche la partita degli interisti, per esempio, del blocco Inter. Perché quando giochi con un campione, impari. E infatti, ieri sera ha imparato tutto d'un tratto. Ha imparato Di Marco, ha imparato Barella, Bastoni, Darmian, chi è quell'altro? Non ha imparato, avete visto? Con campioni. E qui, ora ci leghiamo al discorso di Paolino, del Paolino mio bello. Guardate queste immagini. Allora, se è una società seria, ma non lo è, torna a Newcastle, prende l'aereo, manda Ibra su invece che in Canada. Perché dov'è Ibra? Perché siccome siamo stati 2 anni, un anno e mezzo, a scassare le palle con Zhang, che era anche giusto sotto un punto, certo punto di vista. Ma Ibra? Ma dove è sparito? Si sa, forse torna tra la partita tra il derby e il Liverpool. Ma che cazzo di discorsi so? Ma ve ne rendete conto? Allora, la società seria chiama Cardinale, chiama Ibra e dice: "Ehi, my friends, you fly away direction Newcastle e porta back home Sandrino." E no, invece no, siccome non siete la società seria, non ve ne frega niente. E voi siete stati tutti artefici, complici di questa qua, di questa squadra che ci troviamo ora, di questo Milan. Che viene preso in giro a destra e a manca. Capito? Ricordatevi quello che vi dico. Perché è stato venduto lui per farvi convincere che loro volevano il bene del Milan, volevano le vittorie con 7-8 giocatori, che tra tutti, buoni erano due. Per l'altro in fascetto e ci fai il fuoco per il camino. Pulisic e Renders. Gli altri un fascetto di quelli dell'anno scorso. Musa, Loftus-Cheek, Chukwueze, per amor del cielo. Oh, e hanno venduto quello, allora potevi tenere Tonali e andare a prendere Pulisic e Renders, ma siccome sono taccagni, pidocchiosi, spilorci e bugiardi, vanno venduto, hanno scambiato che era indispensabile per tornare a vincere, per costruire una squadra competitiva, babbani, babbani, voi che ci avete creduto, ma ora tutti i nodi, vedete che vengono al pettine? E come per Maldini, avete visto le immagini, le siete godute? Ecco, questo deve prendere e tornare perché c'è la voce che torna. Sta cercando la cordata che era già venuta fuori a galla tempo fa, a gennaio, vi ricordate? Ecco, io spero che sia vero, che venga, prenda, rilevi il Milan con gli investitori arabi e che tengano lui a capo, uno che ce ne sa, ma sa anche stare nel gruppo, sa guidare la squadra, sa parlarci, non quello che arriva, io qui, io di là. Avete mai visto nei spogliatoi fare questo? Quello che ha fatto con Spalletti a difendere la squadra? Avete mai visto? O ai microfoni? Avrà fatto suoi errori senza ombra di dubbio, perché l'ha fatti. Magari se torna li rifarà. Ma sempre prima mette avanti sempre il Milan, che su lui. Invece era stato accusato che non sapeva lavorare in gruppo, che lui pensava solo a se stesso per la gloria personale. A me mi sa che è tutto l'incontrario invece, perché tutto quello che sta succedendo mi viene a dare ragione a me come anche altri.
Allora spero che torni davvero, che torni. Guardate, mi voglio svegliare la mattina come legge la notizia. Milan ha acquistato da un fondo arabo, da investitori arabi, a capo Maldini. Guarda, sarebbe... A parte sarebbe dolori per tutti. Innanzitutto, per l'Italia sicuro, per l'Europa probabile. Innanzitutto con lui a capo, no questi ciarlatani, che uno si crede di essere Dio, il mercato chiude quando lo dico io insomma al terzo giorno, al quarto giorno, siamo alla minchia di Tumà. E voi siete tutti complici, ricordatevelo. Ricordate, affidiamoci a Mister Fonseca e speriamo che addrizzi un po' la situazione. Perché quest'anno, se no, la vedo molto brutta, ve lo dico. Ciao. Che bella Italia. Oh, questa è l'Italia, questa è la vera Italia. Peccato quando non conta mai, eh? Quando non conta una sega, c'è sempre la bella Italia. Ma guardate un po'. Like, campanellina, dite voi che ne vi pare di tutte e due, sia dell'Italia, di Sandrino nostro, bello, mio amore. E poi anche del fatto di Maldini, eh? Se vi stuzzica l'idea. A me sì, ve lo dico sinceramente, a me sì.